diagramma di fase ferro-carbonio. Questa è forse la parte fondamentale di questo corso, che appunto vi ho detto era un'introduzione alla metallurgia con una parte sostanziale di metallurgia ferrosa. Quindi in realtà il ferro svolge un ruolo fondamentale nella nostra, nel nostro corso di metallurgia 1. Vediamo il ferro puro, praticamente un elemento chimico che ha queste caratteristiche fisico-meccaniche, densità abbastanza elevata, non è certamente un metallo leggero. Abbiamo valori di R con E ed R con M bassini, di fondo poi per essere un metallo puro non sono così bassini, però diciamo che voi il ferro puro fra le mani per impieghi strutturali non l'avrete mai, perché chiaramente 150 megapascali di snervamento sono inutilizzabili. Abbiamo un aumento percentuale piuttosto alto, sempre stiamo parlando del ferro puro, strizione 80-95%, durezza piuttosto bassa, una brina al 45-55, vuol dire veramente il ferro puro è tenerello tenerello, e un modulo di Young che abbiamo detto essere abbastanza indipendente dalla composizione chimica, 200-220 gigapascal, sono i valori che trovate in manuale di ingegnere, quindi in realtà per qualunque acciaio più o meno sarà quello il tipo di valore del modulo di Young, cioè quel valore di proporzionalità fra sigma ed epsilon in campo elastico. Oltre alla fusione, che sta nel caso del ferro puro a 1538 gradi centigradi, cioè fonde piuttosto in alto, il ferro puro presenta almeno tre forme allotropiche. Partendo dalla temperatura ambiente, vediamo che si parte da una cubico corpo centrato, che è stabile fino a 912 gradi, denominato come ferro alfa. Sopra i 912 gradi abbiamo un intervallo compreso tra 912 e 1394 in cui la fase stabile è di tipo cubico facce centrate, denominato ferro gamma, e sopra fino alla fusione, da 1394 a 1538, abbiamo una fase cubica corpo centrato di nuovo, che è detta appunto ferro delta. Notate che in questo asse verticale, alle temperature di 912, 1394 e 1538, abbiamo assegnato delle designazioni alfanumeriche. Per 912 gradi abbiamo indicato H3, per 1394 H4 e vabbè, per 1528 grande fantasia T con F, temperatura di fusione. Perché queste designazioni H3 e H4? In realtà il motivo lo capiremo meglio quando andremo a fare i diagrammi di fase con qualche altro elemento. In realtà a noi interesserà indicare in maniera, come dire, sicura la temperatura di equilibrio fra ferro alfa e ferro gamma H3, fra ferro gamma e ferro delta H4. Perché per moltissimi trattamenti termici per noi sarà importantissimo definire con certezza le condizioni in cui il nostro acciaio sarà cubico facce centrate, e quindi in realtà definire con certezza H3 e H4 per le nostre leghe a base ferro potrà essere piuttosto importante. Notate che poi c'è un'altra transizione a volte indicata con alfa beta, ma che dal punto di vista meccanico non ha alcun interesse, a 770 gradi c'è una transizione magnetico a magnetico, per cui a volte qua si parla di ferro beta, ma scordatevelo, perché a noi non ci interessa dal punto di vista meccanico, non cambia nulla. Quindi per noi le fasi importanti, le condizioni importanti allotropiche del nostro ferro saranno ferro alfa, ripeto, cubio corpo centrato stabile fino a 912 gradi centigradi H3, cubico facce centrate il nostro ferro gamma stabile fra 912 e 1394, infine ferro delta cubico corpo centrato stabile fra H4 1394 gradi centigradi e 1538 gradi centigradi. Questo è il punto di partenza per le nostre leghe. Dopodiché, praticamente aggiungendo elementi chimici, abbiamo una serie di effetti. Ora, noi in realtà quando parleremo di elementi chimici aggiunti in maniera più o meno volontaria, perché dico più o meno volontaria? Beh, qualcosina di metallurgia estrattiva l'abbiamo fatto, qualcosa di siderurgia l'abbiamo fatto, abbiamo capito che nella nostra lega finale, al termine del processo di produzione dell'acciaio, abbiamo una serie di elementi chimici che abbiamo aggiunto apposta, alcuni che ci ritroviamo per forza, ricordo un po' di silicio, manganese, fosforo, zolfo, ossigeno, ce li troviamo sempre all'interno delle nostre leghe. Comunque, i nostri elementi di lega hanno una serie di effetti. Il primo, non so se è più importante o no, ma sicuramente molto importante, è l'effetto cosiddetto alfageno o l'effetto cosiddetto gammageno, ovvero la capacità dell'elemento aggiunto che ha di espandere la stabilità del cubico corpo centrato o del cubico facce entrate.
laddove l'elemento aggiunto è un elemento che tende a espandere la stabilità del cubico corpo centrato, parleremo di elementi alfageni e vediamo l'effetto tipico sulla parte a sinistra di questo lucido, dove appunto vediamo che l'aggiunta di silicio, cromo, molibdeno e altri elementi, questi sono i più importanti, portano a far sì che il campo di esistenza di gamma, cioè del cubico facce entrate, diminuisca e quindi la stabilità di alfa e la stabilità di delta aumenti. Facciamo un esempio. Partiamo dal nostro ferro puro. Guardate me, non guardate i vostri fogli. Partiamo dal nostro ferro puro e spostiamoci verso destra. Quindi aumentiamo il tenore di cromo, di silicio, di X, dove X è uno di questi elementi qua abbiamo appena detto. Notate che con l'elemento alfageno la temperatura alla quale ho la trasformazione, quella da alfa a gamma si alza, quella da delta a gamma si abbassa, cioè la stabilità di delta e la stabilità di alfa aumenta. Addirittura per certi elementi si chiude proprio, il cromo sopra il 12% c'è la chiusura di alfa e di alfa di delta, per cui diventa alfa alfa sempre. La nostra lega ferro-cromo sotto 12%, a meno che non ci siano altri elementi chimici, è sempre cubica corpo centrato. Quindi l'elemento alfageno tende a stringere o addirittura a chiudere il campo gamma, espandendo dal punto di vista della temperatura la stabilità di alfa e di delta. Viceversa, l'elemento gammageno, qui ci sta una lista dei più importanti. Carbonio è quello che vedremo adesso subito al volo nel diagramma ferro-carbonio, ma poi c'è il nichel, il manganese, l'azoto. L'azoto è capace, aggiungendosi lo 0,2%, di darvi il 50% di stabilità in più della nostra fase cubica facce entrate. Vediamo che aumentando, spostandoci sull'asse X, dove per X intendiamo nichel, oppure manganese, oppure carbonio, oppure azoto, il campo alfa si abbassa come temperatura di trasformazione, il campo delta, la trasformazione di H1,4 si innalza e complessivamente la stabilità termica di cubico facce entrate aumenta. Chiaramente quello che ho appena raccontato è valido solo per l'aggiunta di un elemento alla volta, perché poi se cominciamo ad aggiungere carbonio, cromo, molibdeno, nichel, cambiano variamente le cose, ma il comportamento, l'influenza alfagena o gammagena per ogni singolo elemento può essere in qualche modo definita vedendo la variazione di quelle che abbiamo denominato prima essere le temperature H3, equilibrio alfa-gamma, e H4, equilibrio gamma-delta. Nel caso dell'alfageno, H3 si innalza e H4 diminuisce, nel caso del gammageno, H3 si abbassa e H4 si alza. Diagramma ferro-carbonio, croce e delizia del vostro corso. In realtà non sarà questo il diagramma che voglio che voi vi impariate a memoria, però intanto cominciamo a vederlo in maniera complessiva. Intanto il diagramma ferro-carbonio non è un solo diagramma, sono due diagrammi sovrapposti, tanto per renderlo un po' più complicato. Perché? Il problema è relativo alla cosiddetta fase ricca in carbonio, che può essere il carbonio grafitico, per intenderci quello che sta nelle vostre matite sostanzialmente, quello del carbonio grafitico, oppure il carbonio cementitico, indicato con, in questo diagramma, con F3C, un carburo a tutti gli effetti. A seconda delle procedure di raffreddamento e a seconda della composizione chimica della nostra lega, avremo che la fase ricca in carbonio per formarsi sarà la fase grafitica, cioè grafite vera e propria, oppure sarà carbonio cementitico, ovvero questa cementina. Il nostro diagramma quindi in realtà vedrà sovrapposti due diagrammi in effetti. Quello con linea continua che farà riferimento all'equilibrio con la cementite e quello con linea tratteggiata che farà riferimento al carbonio grafitico. Qui considerate che in pratica, immaginate che qui dopo il 6,67% c'è una spezzata e andiamo al 100%, quindi in realtà dovrebbe essere sovrapposto qui una spezzata con il 100% di carbonio grafitico. Vediamo che cosa è importante. Diamo un attimo un volo d'uccello a questo diagramma. Qui sopra, in alto, chiaramente, liquido. Le zone importanti sono
diamo, partiamo dalla zona del ferro puro. A ridosso del ferro puro abbiamo la zona cubica facce entrate, che nel ferro puro è fra 912 e 1300 e qualche cosa, 398. Qua, essendo il nostro carbonio un elemento alfa gammageno, vede espandersi la stabilità del campo gamma, del campo ferro gamma, che in realtà nelle leghe si chiama in modo diverso, lo vediamo fra poco. Ad alta temperatura abbiamo il nostro delta cubico corpo centrato, che è un po' chiuso perché il nostro elemento aggiunto, il carbonio, è un elemento gammageno, e addirittura nel caso del campo alfa abbiamo che questo è quasi completamente chiuso, con una massima solubilità che corrisponde a 727 gradi allo 0.02%. Questo è un dettaglio che adesso andremo a imparare. Allora, questo è un diagramma che vede appunto quindi almeno tre fasi di soluzione solida di carbonio sciolto all'interno del nostro reticolo cubico corpo centrato, cubico facce centrate e cubico corpo centrato, rispettivamente ferrite delta, austenite gamma, ferrite alfa. Notate che il ferro puro prende come designazione ferro alfa, ferro gamma, ferro delta, nel caso di ferro puro alle varie temperature. La soluzione solida che forma il carbonio o altri elementi di lega con il ferro alle varie temperature invece prenderà il nome di ferrite o ferrite alfa, austenite, indicata sempre con gamma, e ferrite o ferrite delta ad alta temperatura. D'accordo? Quindi queste sono tre fasi, soluzione solida, che forma il carbonio all'interno dei tre reticoli differenti, che poi in realtà sono due, perché poi alla fine scopriremo che la ferrite alfa e la ferrite delta sono la stessa ferrite, ma questo lo vediamo più avanti. Comunque, ferrite e austenite, che sono appunto le soluzioni solide che il carbonio forma all'interno del nostro ferro o alfa, ferrite, o gamma, austenite. Poi, altra fase importante, qui vediamo indicata questa cementite, F3C, oppure il carbonio grafitico, nel caso appunto di una lega che veda la formazione di grafite come fase di carbonio. Altri aspetti fondamentali di questo diagramma, che stiamo appunto ancora vedendo con l'uccello, sono la presenza, qui ve la dico, ma ve la dovete subito dimenticare perché non abbiamo mai discussa, di una trasformazione chiamata peritettica, lassù in alto, occorre solo per alcuni dettagli riguardanti la solidificazione e la saldatura, ma di fondo per i limiti di questo corso non ci interessa. Poi la presenza di un evidente eutettico in questa zona, chiaramente leggermente differenziato a seconda che stiamo parlando del diagramma ferro-carbonio e ferro-cementite, e poi qua in basso un eutettoide differenziato, stiamo parlando del diagramma cementite o con grafite, che vede coinvolte alfa gamma cementite oppure alfa gamma carbonio grafitico, dipenderà quale dei due equilibri è in atto. Quindi, detto questo, vediamo che abbiamo non solo alcune fasi, ma abbiamo delle intere aree del nostro diagramma costituite da sostanzialmente la presenza di una sola fase. Questa specie di triangolo qua che è relativo alla ferrite alfa è una zona monofasica, bivariante. Quando un punto rappresentativo finisce là dentro, stiamo parlando di una zona in cui io posso cambiare leggermente temperature e concentrazione e non avere grandi difficoltà, ma in realtà la solubilità è talmente limitata che poi vedremo fra poco potremo trascurarla. La solubilità del carbonio dentro l'austenite è molto più importante e vediamo quindi che noi in questa zona ci troviamo in condizioni decisamente monofasiche e bivarianti. Se io mi trovo qua a 1200 gradi, 1% di carbonio, posso spostarmi come mi pare in questo intorno, sempre austenite, gamma avrò sempre. Possiamo dire austenite gamma o basta dire anche austenite in questo momento. Discorso analogo per questo triangolino qua sopra, vi ripeto, noi non lo discuteremo, fra poco addirittura lo cancelleremo, ma questo è relativo alla ferrite delta o ferrite ad alta temperatura, che appunto sarà una zona monofasica bivariante. Altra zona monofasica sarà quella relativa al liquido, che è quello che sta qui sopra, chiaramente limitata da questa curva continua nel caso del nostro diagramma metastabile e dalla curva tratteggiata nel caso del diagramma stabile. Metastabile, adesso vedremo cosa significa, stabile vedremo un po' cosa significa, quello metastabile è quello relativo alle cementite, quello stabile è relativo a quello della grafite.
ancora abbiamo poi delle linee vere e proprie che sono quelle relative alla cementite o quelle relative al carbonio grafitico che sta al 100% di grafite, perché la grafite non scioglie il ferro dentro di sé, quindi in realtà la solubilità del ferro nella grafite è nulla. Poi dopodiché abbiamo ampi campi, e qui vorrei sottolineare perché poi adesso affronteremo ogni zona una per una, ampi campi di presenza di due fasi bifasici monovarianti. Questa parte grossa che sta sotto 727 gradi, sotto questo orizzontale eutettoitica, sarà la compresenza di ferrite e fase ricca in carbonio, quale essa sia. Questo triangolo qua che vediamo qui sarà quello di compresenza fra ferrite e austenite. Questo trapezio che sta qui sarà la compresenza di austenite e fase ricca in carbonio. Questa specie di, vabbè, questa straforma che in realtà è appunto quella relativa all'equilibrio fra liquido e austenite, e ancora a destra con presenza di liquido e fase ricca in carbonio. Tutto questo è corredato, dal punto di vista del commento, dalla presenza di due orizzontali, una eutettica a più alta temperatura e una eutettoitica, perché coinvolge tutte le fasi allo stato solido, a più bassa temperatura. Vi ripeto, la peritettica non la considereremo e anzi fra poco la cancelliamo proprio. Vi dicevo, diagramma stabile e diagramma metastabile. Perché? Perché in effetti noi abbiamo raccontato sempre che il nostro diagramma di fase, qualunque esso sia, è un diagramma che racconta trasformazioni che avvengono per solidificazioni e raffreddamenti molto 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 lenti. Talmente lenti da essere considerati come reversibili termodinamicamente. Ora in realtà nel diagramma di fase ferro-carbonio e ferro-cementite abbiamo detto abbiamo a che fare con due diagrammi sovrapposti. Uno che è lento, 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 che è quello relativo all'equilibrio fra il ferro e il carbonio grafitico, detto diagramma stabile. L'altro invece che è lento abbastanza da essere rappresentato in un diagramma di fase, ma non poi così lento, è quello d'equilibrio fra il ferro e la cementite, questo carburo F3C, che può essere rappresentato appunto nel diagramma di fase, ma che è un pelo più veloce dal punto di vista della solidificazione e del raffreddamento rispetto al diagramma ferro-carbonio. Sono entrambi importanti dal punto di vista tecnologico, noi abbiamo delle ghise specialmente che solidificano formando carbonio grafitico o carbonio cementitico, per gli acciai è importante invece solamente il nostro diagramma metastabile, quindi gli acciai abbiamo sempre cementite e null'altro. Ora, come distinguere, come ricordarsi un diagramma stabile o un diagramma metastabile? È abbastanza semplice. Se facciamo riferimento al diagramma metastabile, che forse è quello più importante, quello che c'è scritto qui con linea continua, quindi tutte quante le curve continue, dove l'equilibrio è fra ferro e cementite, tutte le curve che vedranno un equilibrio con la fase ricca in carbonio, nel caso del diagramma stabile, cioè quello carbonio grafitico, si sposteranno leggermente verso l'alto di temperatura. Quali sono gli equilibri che vedono coinvolto il carbonio, la fase ricca in carbonio? Sicuramente l'equilibrio che ho all'eutettoide, perché ho l'equilibrio fra alfa, gamma e fase ricca in carbonio, e infatti la temperatura si alza un po' di una decina di gradi, da 727 va a 738 circa. Sicuramente questo limite di solubilità del carbonio nell'austenite, perché quest'area qui che vediamo qua è l'equilibrio fra austenite e cementite, oppure il diagramma stabile fra austenite e carbonio grafitico, e tipicamente si innalza un pochino, per intendere di quanto a pari temperatura circa 0,1% di concentrazione di carbonio che diminuisce. Ancora ad alta temperatura, in corrispondenza dell'eutettico, io qui ho un equilibrio fra il liquido, l'austenite e la fase ricca in carbonio, sia essa cementite, sia essa grafite. Quindi nel caso in cui sia grafite, un pochino più in alto. E poi, infine, l'ultimo equilibrio che vede coinvolta la fase ricca in carbonio è quello fra il liquido e il nostro, la fase ricca in carbonio, laddove questa si separi come fase primaria, cioè direttamente dal liquido. Cioè, insomma, a destra di questo eutettico, tanto per intenderci. E qui stiamo parlando di questa curva tratteggiata, perché sapete bene che la grafite fonde a temperature molto alte. E quindi in realtà questa è la quarta linea
che riguarda il diagramma ferro-carbone-grafite. Quindi, riassumendo, il vostro punto di riferimento anche mnemonico dovrà essere il diagramma ferro-cementite, utile sia per gli acciai che per le ghise. Laddove poi le condizioni chimico-fisiche agevolino la formazione di carbonio grafitico, il commento dovrà prevedere anche la presenza di linee relative all'equilibrio con la grafite, che sono le quattro che vi ho detto, ovvero l'orizzontale eutettoidica, il limite di solubilità del carbonio all'interno dell'austenite, l'orizzontale eutettica e l'equilibrio fra liquido e grafite o carbonio cementitico, dipende dalle due. È la fase che viene a formarsi durante la solidificazione di una ghisa, tra poco vedremo come classificarle, ipereutettica. Vediamoci pezzo pezzo a questo punto, vedendo un po' il nostro diagramma ferro-carbonio con le posizioni che assume la grafite all'interno del reticolo. Vediamo che i punti reticolari dove è possibile solubilizzare del carbonio all'interno del reticolo cubico corpo entrato sono quelli che vedete là. Si tratta appunto, qui c'è una zoom abbastanza dettagliato, di una solubilità estremamente ridotta, quindi la ferrite sostanzialmente non scioglie il carbonio, ne scioglie molto molto poco, addirittura a temperatura ambiente. Praticamente la ferrite è costituita da ferro puro, laddove si tratti di un diagramma binario ferro-carbonio. Poi in realtà non è mai che fare un diagramma ferro-carbonio binario, e quindi in realtà potremmo avere anche altri elementi lega presenti. Ma comunque il carbonio nel cubico corpo centrato della ferrite sostanzialmente c'è proprio poco, poco, poco. Quel poco raggiunge un massimo alla temperatura eutettoidica, 727 gradi per quanto riguarda l'equilibrio metastabile, 738 circa per l'equilibrio stabile, con lo 0,02% massimo di solubilità, che diventa praticamente nulla a temperatura ambiente. Per quanto riguarda la ferrite delta, stesso discorso, nel senso che le posizioni reticolari sono più o meno le stesse, come vediamo nelle animazioni sotto. Perché vi ho detto che la stessa, in effetti la stessa ferrite? Quello che cambia fra ferrite alfa e ferrite delta è il parametro reticolare, non abbiamo mai parlato in realtà, cioè questo cubo avrà un lato, cioè avrà una certa dimensione. Ebbene, se andiamo ad applicare la legge di radiazione termica al reticolo del cubico corpo centrato dell'alfa e consideriamo il fatto che passiamo da 900 rotti gradi a 1400 e qualche cosa, scopriamo che l'allungamento del nostro lato del cubo risponde perfettamente alle leggi di radiazione termica. Cioè in pratica questa ferrite alfa che sta qui sotto e la ferrite delta che sta qua sopra è in effetti la stessa ferrite, con la differenza che il lato del cubo è più lungo perché siamo a temperatura più alta. Tutto qui, insomma, d'accordo? La solubilità del nostro cubico corpo centrato sarà chiaramente maggiore, motivo geometrico, è banale, c'ho il lato più lungo, c'ho più spazio per ficcare dentro degli atomi, tant'è che infatti vediamo qua, questa solubilità è più ampia rispetto a quella del cubico corpo centrato della nostra ferrite alfa a temperatura più bassa. Discorso un po' diverso per quanto riguarda il nostro cubico faccio entrate, la nostra austenite. Vediamo qua alcuni esempi di reticoli cristallini. Vediamo appunto le varie posizioni reticolari a cui si possono trovare. Il nostro cubico faccio entrate, sebbene sia più denso come reticolo rispetto al cubico faccio entrato, ma c'è molto più vuoto disponibile per solubilizzare elementi interstiziali. Non ci scordiamo, il carbonio appartiene a quel gruppo di elementi chiamati metalloidi, che sono il carbonio, l'azoto e l'idrogeno, vi potete ricordare perché sono pochi, che quando si pongono in soluzione solida si pongono dentro gli interstizi disponibili, quindi formano soluzioni solide interstiziali. E qui vediamo appunto che la possibilità di sciogliere carbonio nell'austenite è molto più importante rispetto alla ferrite, e arriviamo in corrispondenza della temperatura eutettica a valori pari al 2,11%, che sembra poco ma non lo è. Se traguardiamo qua il 6,67% è in peso, vuol dire il 25% atomico, cioè tanti atomi di carbonio presenti all'interno della nostra microstruttura. Ancora vediamo qui la cementite, che qui indica da questa linea verde presente in verticale,
cementite, che è un composto ortorombico che ha questo tipo di reticolo cristallino, teruro in carbonio 6,67% in peso, è un composto intersezziale e attenzione, è metastabile anche lui, cioè se riscaldato per tempi sufficientemente lunghi tende a decomporsi secondo la reazione Fe3C che ci dà 3Fe più carbonio grafitico. Quindi attenzione, il carbonio grafitico all'interno della lega a base ferro può essere ottenuto sia direttamente durante il processo di solidificazione e raffreddamento, sia per permanenze piuttosto prolungate ad alta temperatura. Vedremo che questo problema potrà essere importante in alcune vise, dove il processo di grafitizzazione potrà svolgere un ruolo abbastanza importante. Infine, il nostro carbonio puro grafite, che qui vediamo indicato in questa spezzata, apparentemente gli equilibri sono gli stessi che abbiamo con la cementite, solo che se dobbiamo applicare la regola della leva, dobbiamo applicarla su un segmento molto più lungo, quindi le frazioni metriche cambiano, però di fondo è semplicemente indicato al 100% di carbonio, perché la grafite non scioglie il ferro, cioè non scioglie niente, dentro di sé grafite e grafite al 100%, quindi in realtà dal punto di vista della composizione chimica non c'è molto da dire. Abbiamo appunto che gli equilibri sono legati alla presenza di questa fase, con qualche problema nella discussione dei diagrammi. Perché? Perché noi in realtà avremo dei materiali, delle leghe, che al termine della solidificazione presenteranno contemporaneamente carbonio grafitico e carbonio cementitico. Sebbene, e questo voglio sottolinearlo bene, la formazione di carbonio cementitico e carbonio grafitico non possa mai avvenire contemporaneamente. E allora come si giustifica una metallografia che mi dà presenza con presenza di queste due fasi? In maniera abbastanza semplice. E cioè, abbiamo detto che il nostro diagramma metastabile ferro-cementite lo otteniamo per raffreddamenti abbastanza lenti da rappresentare il diagramma ferro-carbonio, diagramma di fase, ma non poi così lenti. Il diagramma ferro-grafite invece ottenuto per velocità di raffreddamento molto 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 lente, quindi abbiamo molto 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 lento carbonio grafitico, un lento abbastanza ma non poco così tanto carbonio cementitico. Banalmente, per valori intermedi di velocità di raffreddamento avremo che a temperature più alte funzionerà la solidificazione, magari un po' di raffreddamento secondo il diagramma stabile formando carbonio grafitico, e a temperatura più bassa abbiamo la formazione di carbonio cementitico. Per tale ragione potremmo avere la compresenza sulla nostra microstruttura di grafite e cementite, non perché esse si siano formate simultaneamente, cosa termodinamicamente impossibile, ma perché banalmente per le velocità di raffreddamento del nostro sistema, oppure aggiungiamo per la concentrazione degli elementi chimici presenti, perché vedremo più avanti nelle ghise che certi elementi chimici agevoleranno la formazione di grafite, detti appunto grafitizzanti, e certi altri elementi chimici agevoleranno la formazione di cementite, vi dicevo appunto, per condizioni intermedie avremo che a temperatura più alta si formerà carbonio grafitico, a temperatura più bassa si formerà carbonio cementitico. Quindi per temperature più alte sarà valido il diagramma ferro-carbonio, e poi a un certo punto, da qualche parte, tipicamente fra la temperatura otettica e l'odetto idrica, ci sarà una transizione e comincerà a formarsi cementite. Per quanto riguarda il commento del nostro diagramma, che poi voi dovete fare appunto seguendo le indicazioni che faremo in queste lezioni, vediamo che la presenza dei due orizzontali svolge un ruolo fondamentale. Due orizzontali relative all'otettico, uno relativo all'equilibrio fra austenite, liquido e cementite, l'altro relativo all'equilibrio fra austenite, liquido e carbonio grafitico. Qui vediamo come sono indicate queste due reazioni, quella più in alto, diagramma stabile, diagramma metastabile, scusate, in cui è coinvolta la cementite, e quello sotto, diagramma stabile, in cui è coinvolto il carbonio grafitico. La differenza di temperatura è abbastanza modesta, 5-6 gradi. Attenzione sulle temperature e le concentrazioni dei vari momenti di trasformazione, cambiando testo possono cambiare anche leggermente, sono tutte corrette in realtà, d'accordo? Vediamo che l'insieme di cementite e austenite, notate l'austenite sta al 2,11%, che si ottiene nel diagramma ferro-cementite, prende un nome particolare, detto le debolite.
Questa rete pulita la incontreremo quando andremo a discutere le nostre chise. In realtà si tratta di un costituente strutturale la cui morfologia determina il comportamento meccanico macroscopico della nostra chisa. Per questo si merita questo nome ben preciso. Invece, per quanto riguarda il diagramma stabile, vediamo che la concentrazione del liquido al quale diventa autentico è leggermente inferiore, 0,05 in meno. La concentrazione massima di carbonio nell'ostenite è di circa 0,1 di meno e anche la temperatura è leggermente più alta. Questo è dovuto al fatto che questa temperatura qui si sposta leggermente verso l'alto e il punto autentico si sposta leggermente verso sinistra. Qui in questo caso le due fasi, carbonio grafitico e ostenite, non hanno un nome particolare perché appunto si tratta di una distribuzione delle fasi non particolarmente caratterizzante poi l'influenza del comportamento meccanico macroscopico. A temperatura più bassa abbiamo la trasformazione eudettoidica, che vediamo anche questa possa scindersi in una più importante, che è quella relativa al diagramma metastabile, e una decisamente meno importante, che è quella relativa al diagramma stabile, anche molto meno frequente. Vedete che le temperature sono leggermente diverse, circa 10 gradi di differenza delle due trasformazioni, le concentrazioni anche leggermente diverse, cioè il punto si sposta leggermente verso sinistra e leggermente verso l'alto, passando dal diagramma metastabile al diagramma stabile. Vediamo che il risultato della trasformazione eudettoidica ottenuta a 727 gradi nel caso del diagramma metastabile assume il nome di perlite, che è un costituente strutturale che vedremo essere di assoluta importanza nel caso degli acciai e delle chise, perché appunto ci determinerà in maniera importante il comportamento meccanico. Vi ricordo sempre le definizioni di fase e costituente strutturale. La fase è una zona omogenea dello spazio caratterizzata da medesime variabili intensive, densità, concentrazioni di elementi chimici, eccetera. Il costituente strutturale è quella fase o quell'insieme di fasi le cui caratteristiche morfologiche determinano il comportamento meccanico macroscopico della nostra lega. Quindi, per esempio, in questa reazione le fasi quali sono? Austenite, cementite, ferrite. I costituenti strutturali quali sono? Austenite, perché è ancora un costituente strutturale, anche perché ho detto nella definizione è quella fase, quell'insieme di fasi, e poi ferrite. D'accordo? Quindi attenzione alla distinzione tra fase e costituente strutturale. Abbiamo poi, ve la metto solamente a scopo didattico, ma senza entrare troppo nel dettaglio, ad alte temperature per bassi idrolidi di carbonio, quella che è chiamata appunto trasformazione peritettica. Qual è la caratteristica più importante della nostra trasformazione peritettica rispetto all'otettica o all'odettoide? Mentre nell'otettico, nella trasformazione otettica, durante la solidificazione, io ho un liquido che forma due solidi contemporaneamente, nella trasformazione peritettica io ho un liquido che reagisce con un solido che si è già formato a formare un altro solido. Questa è la trasformazione fondamentale. Però incamerate questa informazione e potete anche dimenticartela. Nel diagramma ferro-carbonio abbiamo una serie di temperature che sono piuttosto importanti. Noi due le abbiamo già viste, in realtà erano l'equilibrio austenite-ferrite e l'equilibrio austenite-ferrite-delta. Erano austenite-ferrite-alfa a con 3, austenite-ferrite-delta a con 4. In realtà nel diagramma ferrocarbonio abbiamo altre temperature che devono essere in qualche modo indicate in modo da poterci fare riferimento immediato durante una discussione. La prima, questa orizzontale rossa che vedete qua, denominata A con 1, è praticamente la temperatura dell'eudettoide, molto semplicemente. Quindi la temperatura alla quale, raffreddando, la nostra austenite diventa ferrite. La con 3 l'abbiamo già vista, però se vi ricordate nel nostro ferro puro era 912 gradi. Qua invece è quella temperatura al di sopra della quale ho tutta austenite. Come vedete, la frase prendo un acciaio, lo porto a una temperatura per la quale al di sopra della quale ho tutta quanta austenite un po' lunga, H3 basta e avanza e diventa molto più semplice indicare. H4, sebbene questo dal punto di vista dei trattamenti termici ha minore importanza, non ci andrete mai a finire qua sopra, perché se andate a finire qua sopra state sbagliando il trattamento termico, ma siccome abbiamo indicato questa H1,4 nel caso della nostra solidificazione di un ferro puro, ricordiamolo anche nel diagramma ferro-carbonio, H1,4 è quella temperatura al di sotto della quale
abbiamo tutta quanta austenite. E infine, quest'altra temperatura indicata con ACM è quella relativa all'equilibrio austenite-cementite, quindi attenzione facendo riferimento al diagramma metastabile, è quella temperatura alla quale, al di sopra della quale tutto quanto ciò che c'era sotto è diventato austenite. Cioè, quindi, è quella temperatura al di sopra della quale entro sempre in campo austenitico. Tutto questo perché? Tutto questo perché per moltissimi trattamenti termici sarà importantissimo definire quelle condizioni di concentrazione di elementi, di composizione chimica, di temperatura, tale da poterci andare, da poter andare in maniera sicura in campo completamente austenitico. Vedrete che per moltissimi trattamenti, tempra, normalizzazione, ricottura, che poi svolgiamo un ruolo fondamentale dal punto di vista pratico, vedremo che sarà importante poter definire queste condizioni tali per cui il nostro acciaio o la nostra ghisa, qual dir si voglia, diventino completamente o parzialmente austenitiche. Attenzione, aggiungiamo qualche altro dettaglio in realtà, e cioè tutto andrebbe molto bene se le nostre leghe ferrose si comportassero perfettamente secondo il diagramma di fase stabile, metastabile, poco ci importa. In realtà non è così. Perché? Perché in effetti se io riscaldo, se io raffreddo, il mio acciaio avrà temperature di trasformazione differenti variando spesso con la velocità di riscaldamento o raffreddamento. Quindi oltre ai medici H1, H3, H4, ACM, spesso dovremo aggiungere il pedice R, C o E, dove R sta per refroidissement, cioè raffreddamento, C sta per chauffage, cioè riscaldamento, e E sta per equilibrio con grande fantasia. Quindi per esempio, focalizzandoci su H1, parleremo di AR1, AC1 o AE1, se rispettivamente AR1 parleremo della trasformazione odettoidica relativamente al raffreddamento, AC1 temperatura odettoidica rispetto al riscaldamento, oppure AE1 per caso della temperatura di equilibrio. Tipicamente le temperature in riscaldamento sono abbastanza vicine a quelle dell'equilibrio, anche se in realtà poi in metallurgia 2 scoprirete che questa cosa non è poi così tanto vera. Quanto cambia raffreddando? Ma cambia. Qua per esempio vediamo, raffreddando a velocità neanche troppo spinte, la temperatura dell'odettoide passa da quella tipica 727 gradi a valori decisamente più bassi, spostandoci addirittura anche la concentrazione corrispondente all'odettoide. La domanda potrebbe essere, vabbè, a me cosa me ne cale di questa cosa? No, a voi me ne cale perché se vi cambia il punto dell'odettoide, vi cambiano le fasi presenti all'interno del vostro acciaio, e come avete capito, cambiando le fasi e cambiando i costruenti strutturali, mi cambia il comportamento meccanico macroscopico della mia lega. Che succede ai vari punti di trasformazione aggiungendo elementi di lega? Perché adesso abbiamo detto, vabbè, diagramma ferrocarbonio, che vi ripeto, per voi croce delizia perché dovete imparare a memoria e poterlo disegnare e sulla prova intercorso. Ma che aggiungo, se, che cosa succede se aggiungo cromo, se aggiungo molibdeno, se aggiungo vanadio, manganese, titanio, niobio, tantalio, tutti gli elementi chimici che ci troviamo tranquillamente in qualche acciaio? Cambia molto. Focalizziamoci intanto su un punto molto semplice: l'eutettoide. 0,77% in carbonio, la concentrazione di carbonio nell'odettoide bifasico, 727 gradi. Vediamo come cambia la concentrazione del carbonio nell'odettoide aggiungendo vanadio, tungsteno, molibdeno, cromo, manganese, nickel, silicio, rame. Ve li ripeto così almeno evitiamo di fare errori quando discutete. Guardate qua il vanadio. Un'aggiunta di vanadio sotto l'1% mi porta la concentrazione di carbonio nell'odettoide allo 0,05%. Se guardo la temperatura, lo stesso tenore mi porta l'odettoide a 1300 gradi. Cioè, i diagrammi si trasformano completamente aggiungendo elementi di lega. Ricordiamoci sempre che in metallurgia, molto spesso, se non sempre, non vale l'additività degli effetti. 1 più 1 può fare 4, 1 più 1 può fare 0. Quindi in realtà quello che ho appena detto è giusto se aggiungo solo vanadio. E che succede se aggiungo anche cromo, eccetera? Diventa tutto molto complicato. Questi diagrammi, attenzione, valgono aggiungendo uno alla volta l'elemento qua dentro. Ma che succede se ne aggiungo 2, 3
4, 10, come nelle normali leghe commercialmente disponibili. Tutto diventa piuttosto complicato. Quindi in realtà gli elementi di lega non solo giocano un effetto sul carattere, con il loro carattere alfaggio o gammaggio, ma ci spostano, messi in lega insieme con il carbonio, profondamente i campi di esistenza delle varie fasi. Addirittura delle volte vedremo che ce ne fanno apparire delle nuove, a volte con effetti devastanti o incredibili dal punto di vista del comportamento meccanico. Vediamo un po' adesso cosa ci occorre per poter superare la prova intercorso. Per la stragrande maggioranza delle discussioni che faremo in questo corso, e in particolare sono di premio particolarmente per superare la prova intercorso, dovrete impararvi il cosiddetto diagramma semplificato, ovvero due semplificazioni verranno sempre adottate per quanto riguarda quasi tutte le discussioni che faremo qui. La prima, considerare nulla la seppur piccolissima solubilità che ha il carbonio all'interno del nostro ferro alfa, della nostra ferrita, scusatemi. Quindi in realtà, vedete lì quel cerchietto blu, sostanzialmente non considereremo l'esistenza di questo 0.02, lo porteremo fino in fondo. Quindi la nostra ferrite alfa sarà in pratica coincidente col ferro alfa. Non è così, ma faremo finta che lo sia. Nella stragrande maggioranza dei casi sarà sufficiente. Inoltre, considerando il fatto che ad alta temperatura quello che succede è sì importante in alcune occasioni, ma per la stragrande maggioranza dei nostri casi non ci interesserà moltissimo, cancelleremo in maniera molto artificiale l'esistenza del peritettico. Quindi vedete qua, non c'è più il peritettico, ma tutto va come se si vada direttamente alla temperatura di fusione. Questo perché praticamente per qualunque concentrazione di carbonio, alla fine, sia intersechi la peritettica che non la intersechi, alla fine sempre ottenete ciò. Cambia un po' la forma dei grani, per carità, però insomma, diciamo che alla fine, per i fini di questo corso, sostanzialmente l'annullamento della solubilità del carbonio all'interno della ferrite e la cancellazione della funzione peritettica saranno delle approssimazioni accettabili. E saranno quelle che vi chiederò io appunto nella discussione di un diagramma ferrocarbonio per un differente processo di solidificazione e raffreddamento. Definizione. Allora, noi abbiamo detto invariabilmente acciaio e ghise, no? Avete capito che parlavamo di lega base ferro sostanzialmente. Quando è che abbiamo un acciaio? Quando è che abbiamo una ghisa? Chi di voi ha fatto qualcosa del genere già alle scuole superiori avrà definito come acciaio una lega che ha un tenore di carbonio sotto al 2.11% e come ghisa una lega a base carbonio che ha un tenore di carbonio superiore al 2.11%. In realtà non è che sia sbagliata questa definizione, ma un po' parziale. Perché? Beh, prendiamo il nostro diagramma ferro-carbonio. Sostanzialmente il 2.11% corrisponde a massima solubilità del carbonio nella nostra austenite. Definire, usare questo come discrimine fra il mondo degli acciai a sinistra e il mondo delle chise a destra è un po', come dire, forzato. Perché? Ma il perché abbiamo visto un secondo fa. Aggiungendo altri elementi di lega prima nel nostro tettoide, abbiamo visto che questo viaggiava in maniera anche molto importante. Ma la stessa cosa avviene per tutti quanti i punti notevoli. Il che vuol dire che aggiungendo altri elementi di lega, la massima solubilità del carbonio nell'austenite può spostarsi fortemente. Allora, in maniera più corretta, dovremo definire come ghise quelle leghe a base ferro che durante la solidificazione presentano l'arresto eutettico. E, con grande fantasia, definiremo come acciai quelle leghe a base ferro che durante la solidificazione non presentano arresto eutettico. Tale definizione, nel caso di leghe binarie, quelle che appunto possono essere descritte nel diagramma ferro-carbonio, coincide appunto con il limite del 2.11%. Quindi per il valore inferiore di carbonio del 2.11% ho gli acciai, per il valore superiore ho le ghise. Ma vi ripeto, nel caso delle leghe reali questo valore è assolutamente forzato, perché io potrei avere nel linea di principio avere degli acciai con contenuti di carbonio superiore al 2.11% o delle ghise, questo è più semplicemente con contenuti di carbonio inferiore al 2.11%. Date queste definizioni, in realtà la cosa diventa un po' più complessa ancora. Perché? Perché questo è il massimo di affinamento, che sorridete, non andiamo oltre. Perché in realtà noi per gli acciai avremo come evento importante durante il raffreddamento la trasformazione eutettoidica, e quindi con enorme fantasia parleremo di acciai ipotettoidici, eutettoidici o iperotettoidici, a seconda che la loro composizione chimica sia tale da, nel caso della lega binaria, trovarsi a sinistra dell'eutettoide, in corrispondenza dell'eutettoide
o a destra lo deltoide. Per un diagramma ferro-carbonio è facile, 0,77%. Se abbiamo altri elementi chimici, quale sarà, come faremo a determinare se il nostro acciaio sarà o meno un acciaio ipodettoidico, eutettoidico o iperotettoidico? La risposta è molto facile, dalle fasi presenti dei costruenti strutturali. Se io al termine della mia raffreddamento avrò tutta perlite, a prescindere dalla composizione chimica, potrò dire sono eutettoidico. Se durante la mia il mio raffreddamento avrò al termine grani di fase ferritica e aree di perlite, avrò a che fare con un ipotettoidico. E poi sull'ipotettoidico vedremo, appunto, si tratterà di compresenza di cementite e di perlite. Per quanto riguarda le ghise, nel caso del binario di scrivere sarà 4,3%, ma come vi ho detto, questo è solo un riferimento. Noi avremo benissimo delle ghise, non potremo avere ghise che avranno caratteristiche differenti, appunto, nel caso di composizioni chimiche reali. Parleremo di ghise ipotettiche, iperotettiche o otettiche o iperotettiche, a seconda che nel diagramma binario si trovino a sinistra corrispondente o a destra del 4,3%. Nel caso di ghise reali dipenderà da quale sarà la fase primaria che viene a formarsi. Nel caso di ghise ipotettiche, la fase primaria sarà austenite, sotto forma di dendriti grossolani, vedremo fra poco. Nel caso di ghise eutettiche non ci sarà fase primaria, e quindi nel caso di una ghisa bianca avremo come costituente solo le debolite, e a destra avremo o carbonio grafitico o carbonio cementitico sotto forma di fase primaria, che saranno sempre oggetti di forma piuttosto grossolana, quindi in realtà si capiranno molto facilmente dal punto di vista della microstruttura che andremo a ottenere. Quindi, tornando a noi, a sinistra e a destra del massima solubilità del carbonio dentro l'austenite parleremo di acciai, a sinistra, a destra di ghise. Dopodiché, per quanto riguarda gli acciai, a seconda del punto di riferimento del tenore di carbonio nel caso del binario, comunque a seconda delle fasi che vengono a formare, parleremo di acciai ipotettoidici, eutettoidici o iperotettoidici, e nel caso delle ghise parleremo di ghise ipotettiche, eutettiche o iperotettiche. Chiaramente questo sarà, avrà una grossa differenziazione dal punto di vista delle fasi e dei costruenti strutturali. Un dettaglio non banale: qualunque sia la composizione chimica della nostra lega base ferro, sia esso acciaio, ipo, ipre, eccetera, essa, ghisa, ipre, dal punto di vista delle fasi, noi tre fasi possiamo avere dentro gli acciai e le ghise, almeno secondo il diagramma ferro-carbonio, attenzione, perché se poi ci mettiamo tanto nickel succede tanta altra cosa, tanto cromo, eccetera. Ferrite, cementite o carbonio grafitico. Queste sono le uniche fasi che potete avere a temperatura ambiente in un acciaio e una ghisa, perlomeno secondo il diagramma ferro-carbonio. Ben diverso il discorso per quanto riguarda i costruenti strutturali, che cambiano molto di più, che vi ripeto, sono modi diversi di miscelare fra loro queste tre fasi. Se poi complichiamo ulteriormente il discorso aggiungendo altri elementi lega, ma per esempio se io metto tanto nickel dentro, il campo gamma può diventare addirittura stabile a temperatura ambiente, quindi ottengo le pentole di cucina di casa vostra, acciaio inossidabile inox 1810, se non vanno fregato, in cui abbiamo tutto quanto cubico, facce centrate a temperatura ambiente. Questo può diventare stabile a temperatura ambiente. Possiamo avere nuove fasi che precipitano, sempre in acciaio inossidabile vi può precipitare una fase sigma che è piuttosto antipatica quando si forma, può darvi un forte infragilimento, specialmente se c'è parecchio cromo, d'accordo? Quindi in realtà, attenzione, quello che vi ho appena raccontato è valido nel caso del diagramma ferro-carbonio, aggiungendo altri elementi abbiamo altri eventi che possono avvenire e complicarci. Distingueremo in due possibili casi, anzitutto fra ghise cementitiche o dette anche bianche, qui non c'è scritto, ma perché bianca? La ghisa, quando è cementitica, presenta una superficie di frattura piuttosto chiara di colore, da qui viene chiamata ghisa bianca. Oppure, nel lucido successivo, discuteremo della solidificazione di una ghisa grafitica, detta anche ghisa grigia, perché rompendola la superficie di frattura è grigiastra, un grigio un po' più scuro.
non vi aspettate il bianco pittato, d'accordo? Però superficie piuttosto chiara rispetto alla ghisa grigia, che è appunto quella che invece vedete come fase ricca in carbonio, la ghisa, la grafite, carbonio grafitico. Quelle che presentano contemporaneamente cementite e grafite vengono chiamate trotate. Non mi dite perché, io non ce l'ho avuta fra le mani, ma mi aspetto una cosa picchiettata, insomma, non saprei. La solidificazione è abbastanza semplice dal punto di vista della discussione. Discutiamo ciò che succede potenzialmente a sinistra e ciò che succede potenzialmente a destra, ed è quello che amerei molto che voi faceste nella discussione della prova intercorso oppure durante l'esame. Io vi darò, sia data, vi darò una lega ferro-carbonio che solidifica secondo il diagramma metastabile. Discutere la solidificazione e il raffreddamento per un tonno di carbone pari al 3%. Dovrete raccontare esattamente quello che vi vado a raccontare adesso qui. Quindi questa registrazione imparatela a memoria, perché è quello che vorrei che voi scriveste nei vostri elaborati. Prendiamo una ghisa che solidifica secondo il diagramma metastabile, per cui sostanzialmente una ghisa bianca, e cominciamo con discutere quello che è una ghisa a tutti gli effetti ipoeutettica, cioè a sinistra dell'eutettico. Partiamo da una temperatura superiore, per esempio prendiamo questa che è circa il 3%, il 2,7%. Partiamo da una temperatura di piena fusione, 1500 gradi per esempio, scendiamo giù lungo la linea azzurrina, benissimo, in corrispondenza dell'intersezione fra la verticale rappresentativa della nostra lega e la curva di Libidus, cominciano a separarsi i primi grani di austenite primaria. Dico primaria perché quella viene direttamente dal liquido. Austenite primaria che avrà tipicamente, lo vediamo qua nel riquadro a sinistra, una forma di tipo dendritico. Per ricordare cosa sono le dendriti, questi primi grani grossolani di austenite dendritica si ingrosseranno man mano che abbasso la temperatura, dove vi ricordo vedrò l'aumento della frazione volumetrica di austenite primaria, la diminuzione della frazione volumetrica di liquido, l'aumento del tenore di carbonio nell'austenite primaria secondo la curva di Solidus corrispondente, l'aumento della concentrazione di carbonio nel liquido secondo la curva di Libidus. Un grado sopra alla temperatura eutettica, la situazione sarà data da grani primari di austenite dendritica con un tenore di carbonio circa del 2,11% e un liquido, la frazione rimanente, di liquido eutettico a una concentrazione praticamente del 4,3%. Raffreddando ulteriormente, ai grani di austenite primaria non succede più niente, quello che succede al liquido eutettico, che si trasformerà secondo la formazione, formando contemporaneamente austenite e cementite. Guardate qua, la struttura è caratterizzata da una matrice, questa parte bianca nel secondo riquadro, la parte bianca è data da cementite e queste palline più scure sono l'austenite ottenuta durante la trasformazione eutettica. L'insieme della matrice cementitica e delle palline austenitiche si chiama le debolite, e quello abbiamo accennato prima precedentemente. Quindi un grado al di sotto della temperatura eutettica, al termine della solidificazione, troveremo, se il processo è avvenuto molto molto lentamente, per cui non c'ho problemi di segregazione o disomogeneità chimiche, avremo grani di austenite primaria sotto forma di dendriti di concentrazione pari al 2,11% e avremo come costruente strutturale le debolite, ovvero grani di austenite primaria immersi in una matrice debolitica. Se parliamo di fasi, vedremo austenite sia sotto forma di austenite primaria che di palline immerse in una matrice cementitica, il tutto immerso in questa matrice cementitica. Vi ricordo, la debolite è ottenuta nella fase finale della solidificazione durante la solidificazione eutettica. Per il momento ci fermiamo ad alta temperatura. Cosa succede sotto lo vedremo dopo.
Vediamo cosa succede se io vado a solidificare, secondo il diagramma metastabile, una chisa iperotettica. Il commento è abbastanza semplice. Partiamo secondo la verticale rossa questa volta, per esempio un 5.4% di carbonio. Partiamo da 1400 gradi di temperatura, inizia a raffreddare, raffreddo, 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 raffreddo. Alla temperatura di intersezione fra la verticale rappresentativa della nostra lega e la curva di Liquidus, abbiamo la separazione dei primi grani di cementite primaria. Con che concentrazione di carbonio? Il carbonio nella cementite sta sempre al 6.67%, qualunque sia la sua provenienza. Raffreddando al di sotto vedrò un aumento della frazione volumetrica di questa cementite primaria, che tipicamente è sotto forma di lamelle piuttosto grossolane, quindi si distinguono molto bene, non dico occhio nudo, ma poco ci manca. Aumento della frazione volumetrica del solido sotto forma di cementite primaria, diminuzione della frazione volumetrica del liquido. La concentrazione del carbonio nella cementite è sempre 6.67%, la concentrazione del carbonio nel solido è sempre 6.67% nella cementite. La concentrazione del carbonio segue la curva di Liquidus nel liquido, diminuendo verso valori eutettici. Un grado al di sopra della temperatura eutettica vedrà con presenza, e qui vediamo appunto il riquadro rosso in alto a destra, vedrà con presenza di lamelle primarie di cementite protettica o cementite primaria con 6.67% in carbonio immerse in un liquido a concentrazione pressoché eutettica, perché il liquido appunto è sceso giù da questa parte. A questo punto parte la trasformazione eutettica, che mi dà formazione di che cosa? E qui l'equilibrio è sempre fra liquido austenite a 2.11% e cementite, cioè forma ed ebullite. Al termine della solidificazione, un grado al di sotto della mia temperatura eutettica, la situazione sarà data da lamelle di cementite primaria grossolane, queste che vedete qua, immerse in una matrice ledebolitica, che a sua volta sarà costituita da una matrice cementitica e da palline, da sferette, roba rotondeggiante di austenite. Quindi in pratica vedete che fra il raffreddamento rosso a destra e celeste a sinistra osserviamo praticamente quello che cambia nella fase primaria: austenite dendritica primaria oppure cementite primaria, se stiamo ipotettici o iperotettici. Non discuto neanche che succede per una chisa esattamente otettica, perché potete immaginare sarà tutta ledebolita, quindi abbastanza banale, d'accordo? Qua sotto vedete per esempio una foto, questa in basso a sinistra, l'ultima qui sotto, di una ghisa bianca ipotettica. Vedete questa zona qui? È proprio la dendrite, questa qui, con questa foglia, forma a foglia, è proprio la dendrite primaria ed austenite, a cui è successo dell'altro, lo vedremo più avanti, immersi in questa matrice di cementite. Il bianco è la cementite, questa matrice delle deburite, il bianco è la cementite, i pallini sono l'austenite. In realtà è austenite trasformata, ma quello lo vedremo dopo, perché non ci scordiamo che sia a sinistra che a destra ci siamo fermati qua sopra, che siamo ancora a 1100 gradi, dobbiamo ancora scendere più giù e succedere altre cose più sotto, d'accordo? Quindi in realtà non ci fermiamo lì.